siamo qui con Deno, è uno dei partecipanti a questo mixtape, il primo mixtape di Rap Game Librino, che si chiama Più Uno, e volevo che tu raccontassi un po' com'è questa esperienza, per te come sono stati questi 2 anni. Allora, per me questi 2 anni sono stati molto formativi, sono stati 2 anni di laboratorio di scrittura creativa con questa grandissima spalla, nostro mentore, nostro Virgilio, diciamo, ci ha accompagnato questo processo di scrivere assieme, porre anche le nostre emozioni, diciamo tutto quello che avevamo dentro, anche determinati contesti che vivevamo, di scrivere e di fare anche un mixtape tutto assieme. E da qui è nata l'idea di aggregarsi, di registrare in studio da Peppe Serpe, che ricordiamo c'ha un'etichetta che è Tomato Sauce, e ci siamo tutti quanti divertiti finché non abbiamo fatto questo live che verrà proprio alle 6. Corre, ne fa la sua torre e ci mette il cuore. Dagli occhi il suo ardore accende Mario. Scrive da sempre nel suo diario di voler battere l'amico. Suda fino al solito orario. Ora a Rio si sfidano in gara. L'uno anticipa l'altro, sgarra, inciampa con la sbarra. Tra i piedi rotti medi, fila allo sportello con Jedi. Siedi, vedi, prendi risultati di ciò che credi stia per avvenire. Spia per piacere non avvertire chi già ti odia. Ciao Mary. Allora lei passa. Hola. Diciamo che... E questo nome per la prima volta me l'hanno chiesto qua. Ecco. Qual è il tuo nome d'arte, quindi? Qual è il tuo nome? Passa. E quindi sì, ti è rimasto questo qui. Volevo chiedere a te, cos'è per te il gioco del rap? Minchia, che domanda. Il gioco del rap è tipo uno spazio sé della mente che si incontra col reale, in poche parole. Quindi il gioco che uno fa con la mente poi lo esplicita e si annulla allo stesso tempo, perché entrando nel mondo dei vivi, di quello che gli altri vedono, poi automaticamente tu non ci sei più. E quindi da un lato è un gioco, da un'altra parte può essere anche una via, no? Di uscire da certi problemi che poi inquadrano una gabbia in cui noi tutti ci muoviamo e sbraitiamo contro le sbarre. Quindi ci aiuta a uscire il rap game, diciamo. Ed è figata, infatti, che uno lo porta in modo gratuito a chi vuole farlo. Ad esempio, così è stato l'anno scorso, che c'è stato un incontro a settimana qua, dove chi voleva veniva, aveva il suo microfono, il suo amplificatore, e lo condividevamo, ovviamente. Cioè, ce l'avevi per il momento in cui rappavi, poi toccava all'altro. No, passa all'altro. Passa all'altro. Grazie. Cambia tutto e non cambia la percezione. Quando dicono stai fermo a scuola oppure punizione. Tanti avvoltoi che aspettano divisione. Noi a questa posizione rispondiamo con unione. Amore e passione in ogni mia azione. Mossa da quell'odio contro discriminazione. Uno stato delle cose, una pessima sensazione. E soluzione sarà una rivoluzione. Sono con uno. Che buonasera. Uno che dei, sono uno. Lui è uno. Sono uno, uno dei nostri. Uno di loro, uno dei nostri. Niente, volevo sapere questa esperienza, cosa ne pensate di questa esperienza. Io ho iniziato con questo progetto sin dall'inizio, in realtà pensavo ci potesse essere un buon potenziale, che ancora è da sviluppare, nonostante già abbiamo fatto un progetto assieme, molti live, tanto che la base del progetto appunto è il progetto sociale, il laboratorio. Però noi siamo arrivati, eravamo tutti quanti gente che già suonava, cantava, quindi ci siamo concentrati su questo come mezzo per reclutare gente per poter fare un laboratorio, magari sociale al Librino, magari da qualche altra parte. Sì, bellissimo. Ora comunque ti coinvolgerò nelle scuole, perché questo progetto lo porteremo nelle scuole, appresso nelle scuole di Catania, dei quartieri, e cercheremo di lavorare un po' con i bambini e fargli vedere, certo, un po'
come giochiamo, come ci si può come giochiamo col rap, anche un po' con le parole. E infatti ora fino a ottobre ti dovremmo andare a Barriere, sì, in una scuola. Sì, fino a ottobre dovremmo essere a Barriere, inizi novembre, e poi continuare su questa cosa qui, lavorare con i ragazzi dei quartieri di Catania, che mi sembra una cosa bella. Ok, grazie. Grazie a te, zio. Allora, sono con Biagio, che diciamo è il presidente dell'associazione musicale Etnea, che è questa associazione che mi ha coinvolto in questo progetto. E quindi, a parte aver passato questi due anni bellissimi, con una bella esperienza, stare con i ragazzi, ma anche a collaborare con l'AME, che mi ha dato insomma la possibilità di fare questo laboratorio, che per me è ancora ha delle misure di crescita abbastanza grosse. E niente, volevo sapere anche la tua esperienza, insomma, che ne pensavi? No, io sono molto contento del laboratorio, per come sta andando, perché appunto è un'esperienza che non si ferma. Quella di oggi è una tappa importante, perché si presenta un primo EP, quindi un primo lavoro discografico completo, che è il frutto di questi anni di lavoro. E quindi una bella tappa che poi farà fare un salto, nel senso, c'è stata una prima fase in cui il laboratorio si è svolto qui per elaborare, per costruire, perché era un rapporto fra i ragazzi, per scrivere insieme, si sono fatte una serie di esperienze di live, si è arrivati a questa scrittura collettiva con l'apporto fondamentale di Peppe Romeo, e adesso questo progetto verrà portato in giro in altre scuole oltre a questa che ci ospita, e comunque in altri luoghi. Quindi ci piace il fatto che siamo venuti qui a Librino, noi abbiamo questa esperienza per noi molto importante in questo polo delle arti che è nato a Librino due anni fa, dove facciamo tante attività diverse, ospiti della scuola Rita Atria grazie a un progetto nazionale, e ci piace che la gente venga a Librino e scopra che Librino, al di là degli stereotipi e delle mille difficoltà che ci sono, comunque è un luogo che ha un potenziale dove si possono fare delle cose, e ci piace anche che le cose da qui vadano fuori, in giro, a portare anche un'immagine diversa di quello che può nascere da qui e da Catania in generale. Grazie. Allora, sono qui con Peppe Serpe, che mi ha accompagnato in questi anni di laboratorio fin dall'inizio. È stato il primo che ho coinvolto e che si è fatto coinvolgere in questa storia. E c'è un telefono, vabbè. E ha fatto i beat di questo mixtape insieme a Oran Seed e anche The Bonsai, in un pezzo. E niente, volevo chiedere, questa esperienza di questi due anni come sono state? Sono stati molto, molto belli, molto sentiti. E abbiamo iniziato, diciamo, due anni fa, che diciamo già alla prima riunione che abbiamo fatto, insomma, alla prima fase di scrittura, cioè ci siamo trovati tutti ragazzi che erano già a un buon livello, insomma, provenivano anche da esperienze, diciamo, musicali. Ed è stato bello ritrovarci ognuno un po' con il suo stile, e da lì abbiamo subito iniziato a pensare un po' più in grande, e che non potesse essere soltanto un laboratorio di scrittura, ma penso anche un laboratorio di creazione, diciamo, anche di prodotti e di progetti, cosa che è venuto, diciamo, nella seconda parte di tutto il laboratorio, perché diciamo il primo anno è stato che abbiamo iniziato a coordinarci in un modo o in un altro per fare dei brani assieme nelle scuole, in eventi, e invece tutta questa seconda parte l'abbiamo fatta di creazione in studio, nello studio della Tomato Sauce, che è la nostra etichetta, insomma sono stati dei bei momenti. Poi secondo me l'album è una figata pazzesca, quindi dico
Ok, grazie. Scrivo la lista, strada mi dista. Mi fermo in bici a Sempione. Mi credono lo spacciatore, ma sono l'artista. Sono un monemo di un truffatore. Mi danno del manipolatore. Sguardo metallica e tira gli incauti. O quel che sa di catulatore. Rap del gioco, il gioco del popolo. Voi padroni la seduta e vedi com'è scomodo. Iter più lento di un Commodore. Suono iconico, paese che spende fondato sull'odio. Tutti che guardano il podio, ma siete soli sopra questa barca. E siamo tutti con il culo a mollo. Sono qui con Sprice. Lui è arrivato un po' dopo al laboratorio perché era a Milano, esatto. A suonare, a lavorare, a fare sua vita. Esatto. È arrivato, però si è inserito secondo me perfettamente. Sì, io ho aderito al progetto perché fin da subito mi è sembrato un progetto validissimo, sia di riqualificazione del territorio, di quello che è Librino, ma sia in generale anche riguardo il progetto sociale che si può anche sviluppare per coinvolgere un po' tutta Catania, ecco. Anche dove non si può, appunto, non si arriva col fatto che siamo in loco a Librino, però comunque ci vogliamo espandere un po' in tutti i quartieri, ecco, per dare una mano, come si può, col gioco del rap. Grazie. Grazie a voi. Sono con Watt, sì. Un altro cantante. Io sono con zio Luciano. Un altro cantante che ha partecipato al mixtape più uno. E volevo domandare a Watt anche lui, cosa ne pensi di questi 2 anni di laboratorio, queste esperienze che abbiamo fatto insieme? Penso che sia un progetto molto interessante, che di fondo possa funzionare molto bene, che ha permesso di unire persone che facevano musica con ottiche molto diverse, che incontra una maniera di fare musica più giovane con un invece più adulta, e che entrambe queste modalità possano imparare l'una dall'altra. In particolar modo anche appunto anche se magari in un certo senso forzatamente, comunque questo creare musica assieme può portare sempre qualcosa di nuovo e creare un progetto nuovo da zero. Grazie. Sono qui con Orange Seed, che ha partecipato anche come beatmaker di questo progetto più uno del Rap Game Librino, ma non solo come beatmaker ma anche come cantante. E niente, volevo domandarti cosa ne pensi di questo progetto che abbiamo fatto questi 2 anni e questo punto che stiamo mettendo col mixtape che è uscito in questi giorni. Oggi c'è il primo live. Secondo me è stata un'esperienza molto formativa per tutto il gruppo, perché ha permesso a tutti quanti quelli che hanno partecipato al progetto di crescere non solo personalmente come persone, quindi migliorarsi in quanto esseri, ma anche artisticamente, perché ho visto tutti quelli all'interno del gruppo avere un balzo in quanto eravamo tutti a darci consigli, tutti a darci pareri su quello che facevamo sempre più live tutti assieme, e ha migliorato sia l'esperienza che le nostre capacità. Inoltre ha creato una sorta di community all'interno di quello che è il panorama di Catania, che secondo me è stato molto piacevole e bella come esperienza, perciò sono davvero felice di quella che è stata l'esperienza di Rap Game. Ora stiamo mettendo un punto con questo EP, con questo album, ma onestamente spero che non sia necessariamente un punto, ma che il gruppo rimanga comunque unito e si continuino a fare iniziative. Magari riusciamo a portarlo in più posti. Vediamo se riusciamo a spargere il verbo. Ok, grazie. Numeri energumeni mi seguono nel buio, immersi in mezzo ai dubbi per i verso nell'esubero. Rubero, gocce d'odio coltivate in utero, mutero in mostro con le piaghe da decubito. Demoni con specchi che cercano patti, diavoli ti cercano per proporti dei contratti. Tratti tra le parti che la colpa poi di Dio, l'odio di peccati mica li ho creati io.
We'll be right back.